Una sportiva che guarda alla sostenibilità, ma soprattutto che guarda ai giovani, soprattutto a noleggio. Si può partire da qui per trovare dei motivi per cui noleggiare la Cupra Born, che proprio con dei canoni mensili si rende particolarmente accessibile sia in termini di economia sia in termini poi di utilizzo in città e non solo. Ma prima di andare a vedere nel profondo tutti i motivi per cui noleggiare la Cupra Born, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a commentare o lasciare un like per farci sapere cosa ne pensate di questa vettura e a seguire Fleet Magazine su tutti i suoi social. Il primo motivo per noleggiare la Cupra Born non è tanto la sua estetica, che è comunque molto piacevole, ma rimane soggettiva, quanto il suo rapporto dimensioni-spazio interno. Lei ha delle dimensioni, una lunghezza inferiore a 4,5 metri, quindi la rende ancora molto utilizzabile in città, ma all'interno ha lo spazio di una vettura più grande. Questo la rende molto confortevole anche per 4 persone, anche nei viaggi lunghi. Una cosa non da poco, soprattutto che purtroppo ancora non riguarda la maggior parte delle vetture della sua categoria. Il secondo motivo è la sua attenzione alla tecnologia applicata, la sua attenzione alla sostenibilità. Non mi riferisco solo agli interni composti da plastiche riciclate e tessuti in Econil, ma anche per quanto riguarda la dotazione di serie, che prevede questo display touch opaco centrale con infotainment connesso e compatibilità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, sistema che funziona molto bene e da cui poter controllare tutta la vettura, ma che riguarda anche la preservazione della batteria, perché infatti nelle impostazioni di ricarica possiamo scegliere davvero qualsiasi cosa, tra cui ridurre la corrente in corrente alternata, sbloccare automaticamente il cavo e soprattutto il Battery Care Mod, che aiuta a mantenere e a garantire una durata lunga dell'accumulatore e a mantenerne intatta la capacità anche nel lungo periodo. Sicuramente la guida è un motivo fondamentale per il noleggio della Cupra Born, che appunto si presenta come questa elettrica in grado di coniugare la praticità e la comodità in città, tanto con con il divertimento fuori città o anche in città dove è consentito. Questo perché ha due anime, date da 4 modalità di guida: Eco e Comfort per la città e l'extraurbano di tutti i giorni, quindi per muoversi appunto nel tragitto casa lavoro, casa scuola, eccetera, oppure nei viaggi confortevoli, mentre Performance e soprattutto Cupra per quanto riguarda il divertimento alla guida. Qui è enfatizzato dal fatto che il massimo della Born che possiamo avere, che è quella che tra l'altro stiamo guidando, è la e-Boost, quindi fino a 231 cavalli, 310 Nm di coppia, che uniti alla forma filante e al peso relativamente ridotto garantiscono tanto divertimento in più. Il divertimento che è possibile sceglierlo perché la Cupra Born arriva con due tagli di batteria. Il primo è quello da 58 kWh, che riduce l'autonomia intorno ai 450-480 km e che però è indicato per chi cerca maggiore divertimento, perché la vettura si presenta più leggera, quindi più dinamica e ancora più divertente. Mentre il taglio più grande, da 77 kWh, aumenta l'autonomia fino a 530 km circa, la rende sempre divertente, ma ovviamente è più pensato per chi vuole sacrificare un po' di divertimento dinamico, perché l'auto è leggermente più pesante, in favore di autonomia più lunga. A voi la scelta, ma Cupra Born è anche questo: tanta possibilità di scegliere che tipo di divertimento avere.